Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, qui ci troviamo con una mappa di Snapmap creata da voi con l'ID mappa 444RB948. Mi è stata consigliata dall'autore nei commenti di un video di Snapmap e quindi adesso proveremo a giocarla. Il problema è che ho paura che questa mappa crasherà di nuovo, perché questo non è il mio primo tentativo di provare a giocare la mappa. Vi giuro che provo a giocarla dopo nemmeno che entro nella seconda zona, nella seconda stanza. Snapmap mi dice la connessione si è interrotta, però quella connessione si è interrotta, poi sono andato a vedere qual è il problema, ragazzi, perché fortunatamente adesso ho una connessione decente, ho una fibra, quindi non può cadere la connessione così. E quel messaggio lì di Snapmap praticamente significa che la mappa ha troppe cose e se spawnano tutte quante insieme, il gioco crasha. Capite? E per non farvi buttare fuori dal menu, perché loro sanno che su console e anche su PC ci mette un sacco di tempo, devo dire la verità, a caricare Snapmap, loro semplicemente dicono la connessione si è interrotta perché non riusciva a caricare la mappa. Vabbè, proviamo a riportarla. Nel caso non riuscisse, l'errore si dovesse ripresentare, portiamo un'altra mappa subito dopo, non vi preoccupate. Ok, eccoci qua. Inizia così. Barone infernale. Vedete? Già dall'inizio voi vi trasformate in barone infernale e poi tornate umani. Non so se era voluta questa cosa. Però io vi giuro, ogni volta che tento di aprire quella porta lì in fondo il gioco crasha e mi fa ritornare indietro. Io questo video lo sto facendo appunto per l'autore della mappa, nel caso la vuole sistemare o nel caso dice, Davi non vuole mai provare la mia mappa. Proviamo. Vedete? E crasha ogni volta. Non è che dice la connessione si è interrotta, ragazzi, credetemi, non è la mia connessione. Fortunatamente adesso ho una fibra, come ho detto prima. Purtroppo è proprio un problema di stabilità. Secondo me in quella zona lì ha messo troppi spawn insieme. O ha messo che passata quella zona spawnava tutto il resto della mappa insieme. E non puoi fare così in Snapmap. Devi fare molta più calma. Ecco perché ogni volta che tento di creare le mappe, tento di crearle in modo che tutti quanti le possano giocare indipendentemente dalla piattaforma. Perché se mi crasha a me, figuratevi a voi, perché io sto giocando su console, quindi mi dispiace purtroppo per chi è l'autore di questa mappa, però non riesco a giocarla, devi sistemare meglio i trigger. E ci vediamo alla prossima, allora. Anzi no, sapete che facciamo? Prendiamo un'altra mappa e magari unisco questa mappa che non si riesce a caricare con un'altra mappa. Che speriamo mi è stata sempre consigliata da voi e speriamo che questa vada. Ah, perfetto, proprio non trova nemmeno l'ID della mappa. Ragazzi, quando fate le mappe e poi le patchate, non cancellatele da Snapmap. Perché poi cambia il seed, quel seed che mi date non è più disponibile, perché vedete il seed era ZCV32GTS. Vabbè, non fa niente, cerchiamo un'altra mappa ancora. Scusate se questo video sta venendo più lungo del solito. Ok, questa è la terza mappa che sto provando oggi. Fortunatamente questo seed c'è ancora, si chiama The Citadel Beta e il seed è STC S5 SQWZ. E come potete vedere, c'è scritta una descrizione della mappa abbastanza particolare perché dice: questa mappa ha un dash system, pole swing jumps, i salti che vi potete aggrappare, e wall climbing come Doom Eternal, implementati in questa custom geomap folle. Ci vediamo dopo il caricamento. Oh, eccoci qua. Vediamo un po' che cosa c'è. Ok, base infernale. Gli sembra la mappa. Premi Shift L3 LS. Puoi fare due dash prima del refill. Ok.
Interessante. Puoi saltare su queste. Bellissimo. Puoi scalare queste. Me ne dici to destroy them, ok. Ok, va bene. Quello ci sta dicendo, non dimenticarti delle tue abilità. Puoi usare il tasto scoreboard. E infatti, per... Ok. Wow. Lancia granate, ottimo. È vero, se premo L3, oddio, non è che fa proprio un dash, eh. Wow. Snapmap sta andando un po' in vacca. Stanno spawnando troppa gente insieme. Ma ho più armi, sì. Ah, ok. Ok. Però siccome sono i nemici di Doom 2016, possiamo anche non dashare volendo. Tranne per i pinky, eh. Magari quello mi sarà utile. Ah, ha fatto tipo una scala. Dopo vi faccio vedere. Sì. Ok, andata. Vabbè. Ho capito che fa lo swing, però. Come lo becca quello? Se... ecco qua. Non spawnare là sopra, per favore. Allora. Non ho la doppietta però, che fastidio. Oddio, spero che se muoio non... Vabbè, serve lanciarazzi per forza. Ok. Sì, c'è pure lo Spectre. Buono. Sì. Ah. Quel cacodemone sta facendo impazzire tutto. Quello lì là sopra. Ok. Ma che stanno a fare sti due? Perché corrono in tondo? Ok, questo è fatto. Quanta vita hanno gli Hell Knight comunque? Perché hanno così tanta vita? Ah, il frame rate. Ok, andato. Ma smetti di spararti là sopra. Niente, eh? Non prende nemmeno la glory kill là sopra, purtroppo. Ok, questo è riuscito a scendere. Dov'è quel cacchio di imp? Ok, si è aperto lì. Ma queste? Come le apro? Allora vi faccio vedere, premendo L3 praticamente, vedete che fate? Non è proprio un dash, correte. Vorrei prenderlo però questo, come si fa? Ah,
Ah, respawnano gli oggetti, ok. Guardate comunque qui, questa è praticamente una scala, anche se non si vede. Vedete che bilancio in alto. Questo si ottiene, basta saltare qui sopra. Praticamente c'ha un... Oh, questo che fa? Bilancia di qua, ok. Sono praticamente tutti dei jumpaggi sicuramente, perché qua basta che corri e salti, e qua basta che salti e ti rimanda su. Sono tutti dei jumpaggi. Perfetto. E questo è il trucco. Per il dash non ho capito come ha fatto però, vi dico la verità. No, qua si cade. E là si cade, perfetto. Spero ti sia piaciuto. Ma com'è? Già finita. Get excited for the final version. Oh, no, non finirla così, però. Mettici almeno un exit. Vabbè, questo episodio di Snap Up è stato particolarmente sfortunato. Cioè, è durata veramente poco sta mappa, ma vabbè, questa la posso consigliare perché aveva delle meccaniche interessanti almeno. Però, mamma mia, poteva mettere un exit, poteva mettere qualunque cosa, vabbè. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui con il prossimo episodio di Snap Up.